il peggiore incubo di ogni genitore. Mamma! Bambini completamente fuori controllo che rendono la casa un inferno. Queste famiglie hanno raggiunto il limite. Hanno un disperato bisogno di aiuto. Gli rimane una sola opportunità. Chiamare SOS Tata. Ogni settimana un team di tate specializzate e molto competenti riceverà la telefonata di una famiglia in crisi e deciderà quale tata è la più adatta per risolvere i loro problemi. La tata avrà una settimana di tempo per ristabilire l'ordine in famiglia e restituire la serenità. Queste famiglie possono essere salvate. Ce la farà la nostra tata. Genitori d'Italia, la tata sta arrivando da voi. Sono Giovanna, ho 35 anni e sono sposata con Salvatore da 11 anni. Sono Salvatore, ho 40 anni e faccio il ristoratore. Sharon è la prima figlia, ha 9 anni e ha un carattere bello tosto, infatti mi dà tanto da fare. E la posi sta cosa! La cosa negativa di Sharon è che quando all'inizio si ci chiede di stare un pochino vicino ai fratelli, lei si sente come fosse la mamma. Nani, nanna. Nina, nanna. Nanna, nanna. Raul passa molto tempo a guardare i cartoni, è un pantofolaio, vuole stare sul divano bello sdraiato e vuole stare tranquillo. Raul, penso che tu abbia dormito pure abbastanza. Non riesce a stare, ad interagire tanto con gli altri, cioè preferisce stare da solo e non partecipare, anche a non partecipare proprio alla vita sociale, è come se avesse paura e questo mi fa paura e preoccupa tanto il papà. Forse Raul ha un carattere molto più, un pochino più debole, forse si è lasciato cullare un pochino da noi, quindi si cova su certe cose, cerca di stare un pochino più sotto la famiglia. Raul, e dai a mamma, ti prego. Su, sveglia. Kevin è il più piccoletto, ha 2 anni, ha i capelli rossi, rosso malpelo. Già da questo si capisce tutto, è la scintilla della casa. Kevin, apri! Non andare via, vieni qui! Kevin! Oh, santa pace. Aprimi, Kevin! Ha un carattere proprio particolare, deve vedere come dare fastidio. Kevin, passati! Un bambino solare, molto sveglio. Assolutamente sì, i grandi snobisti dicono che... Kevin, ecco, non riesco né giudicare Kevin né gestirlo, né ce lo lascio andare perché ha 2 anni e penso che poi va preso nel momento giusto e fagli capire delle cose. Non riusciamo proprio a punirlo. Perché ti guarda con quegli occhioni, ti fa quegli atteggiamenti particolari, è un tenerone. Raul, lo smatti? Ma dico, sei stupida? Mia moglie è molto ansiosa, allora io il consiglio che gli do al limite è cerca
di rilassarti un poco, cerca di essere meno apprensiva su certe cose. Sto cercando di mantenere tutti i ruoli, ma di moglie, di madre, di ristoratrice, ma non ce la faccio. Ho bisogno della tata. Giovanna, ho 3 bambini di 9, 6 e 2 anni e sono davvero in difficoltà. Io e mio marito lavoriamo quasi tutto il giorno nel nostro ristorante e non riesco mai a conciliare i miei impegni di lavoro con la cura dei miei bambini. Loro sono sempre più difficili da gestire. Ho bisogno soprattutto di una persona esperta che mi guidi, che mi dica dove sbaglio. Vi prego, aiutatemi. Ragazze, vi devo affidare il controllo della centrale. Questa famiglia ha proprio bisogno di me. Non ti preoccupare, è in bocca al lupo. Ci rivediamo tra 7 giorni. Mi raccomando di essere educati. Cerchiamo di non fare brutte figure. Pronto? Sono tata Lucia. Secondo piano, intorno 5. Grazie. Ragazzi, tutti sul divano, è arrivata la tata. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Lucia, piacere. Oh, guarda qua che meraviglia. Ciao. Ciao. Come vi chiamate? Io mi chiamo Lucia. Tu come ti chiami? Raul, e tu? Ciao. E questa è la mamma Giovanna. Ciao, cara. Allora, adesso che sono comparsa, voi dovete considerare come se io sparissi. Io mi siedo in un angolino e voi fate quello che fareste di solito. La prima cosa che io noto in questa casa è che effettivamente i genitori sono molto impegnati nel loro lavoro e quindi non riescono a gestire positivamente le attività dei bambini. Mamma, ma perché dobbiamo venire con te? Perché stiamo un po' lì. Mamma deve lavorare. Oggi dopo la merenda la mamma è costretta a portare i bambini al ristorante perché deve lavorare. Per vederli, per farli stare un pochino con me, li porto qui giù al ristorante. Diciamo anche nel momento in cui si deve lavorare, ecco che sorge il problema. Un figlio di due persone che lavorano dovrebbe essere più abbandonato a se stesso. Invece noi no. Cerchiamo proprio, è proprio questo che secondo me mi sta schiacciando, capisci? Arrivati al ristorante, i bambini vengono lasciati praticamente a se stessi perché i genitori hanno i loro rispettivi impegni. Purtroppo siamo solo noi, io e lei, dobbiamo per forza gestire in un certo modo questa cosa. Noi ci sentiamo, diciamo, la responsabilità doppia, perché quando comunque i bambini ci seguono sul posto di lavoro, comunque siamo lì a sgridarli in continuazione e ti senti doppiamente responsabile della situazione nella quale sei andata a mettere i bambini. No, basta. Basta. Nella sala del ristorante arriva Sharon, prende il piccolino e lo infila nel carrello.
con mia sorpresa mi accorgo che i genitori si divertono. Finito il gioco del carrello, i bambini vanno a giocare nel bagno del ristorante. La mamma interviene. Kevin, mannaggia! Ma che siete stupidi! Ma Sharon riesce a ingarbugliare le acque dando la colpa ai due fratellini. Sharon, pure lo sei! Kevin, lo sono stato io! Questo atteggiamento di Sharon si è poi ripetuto perché ha suggerito a Raul di giocare con la canna dell'acqua e ha contemporaneamente avvisato la mamma che Raul stava facendo quel gioco. Raul! No, Raul! Raul! Un altro gioco che vedo è quello di lavorare la pasta della pizza. Poteva in fondo essere un gioco accettabile, se non che prima il padre li rimprovera. Ma la vogliamo finire? E poi si comporta in modo assolutamente inadatto. Essendo che vado molto più spesso a lavorare che passare tempo con loro, la nostra paura è proprio questa, che se un domani i nostri figli facessero qualcosa di sbagliato, noi potremmo sentirci doppiamente questa responsabilità. Il lavoro molto impegnativo dei genitori fa sì che spesso questi debbano affidare per la serata i bambini ad un loro parente. Quello che succede è che i bambini vengono abbandonati davanti alla televisione fino a un'ora molto tarda. Complice il fatto che oggi è vacanza, i bambini hanno passato la mattinata in casa. Wow. E dai, ti prego. State zitto! Grazie, lei è sempre molto gentile, ci dà sempre dei saggi consigli. Dottoressa Cozzolino, la ringraziamo. Speriamo un giorno di averla. Ora di ricordarti. Sharon ha guardato ininterrottamente la televisione. Raul ha dormito fino a tardi. Oh, caspita! Si è svegliato, eureka, finalmente! È santa di quella pazienza! E Kevin ha pensato bene di chiudere la mamma fuori sul balcone. Apri. Dai, apri bene. Kevin, per favore, apri. Bello! Apri! Kevin, mi apri? Aprimi, Kevin! Kevin! Kevin, apri! Non andare via, vieni qui! La mattinata è terminata con Raul e Sharon che, sdraiati sul divano davanti alla televisione, mangiavano salatini. All'ora di pranzo i bambini dovrebbero mangiare. Per convincerli a farlo, la mamma gira verso di loro l'apparecchio televisivo. Raul, mangia, non ti addormentare. Mangia per bene. La televisione vista come parcheggio per i bambini mentre le mamme svolgono le loro attività non mi piace, però a volte aiuta, anche se so che sia a discapito dei bambini. Devo constatare che la mamma, pur essendo presente, fa forza sulla televisione per ottenere qualsiasi cosa dai bambini. Nel tardo pomeriggio di nuovo tutti al ristorante. I bambini ceneranno lì, in attesa della cena sono seduti al tavolo e giocano con i cellulari.
Rientrati a casa, la mamma dà delle brevi istruzioni alla persona presente affinché i bambini vadano a letto entro le 11 di sera. Verso, sono le 10:20, massimo verso le 11, mettili a letto. Quello che in realtà succede è che di nuovo i tre bambini stanno davanti alla televisione. Dopo 2 giorni di osservazione mi rendo conto che la situazione qui è veramente molto grave. I bambini sono abbandonati a se stessi davanti alla televisione. È arrivato il momento di parlarne coi genitori. La prima cosa che io vorrei dirvi è: voi lavorate tutto il giorno e anche parte della notte, al punto che dovete persino ricorrere a volte a un aiuto esterno. E il contesto in cui vivete non offre un supporto educativo valido su cui fare affidamento. È assolutamente indispensabile offrire alternative valide e creative. Attenzione, voi vi siete fermati su un binario non attivo, ma è non attivo come il tempo che voi trascorrete con i vostri figli, che non è un tempo di qualità. Cioè, è come se voi aveste mollato tutto, cioè accettato la situazione così com'è e non fate niente per modificarla. Non state facendo... No, io penso... no. C'è tutta la buona volontà, però quando la stanchezza ti dà proprio... La stanchezza, pur giustificabile, non può essere un alibi. Questi genitori devono capire che non possono lasciare la televisione unica padrona della mente dei loro figli. Mi pare proprio che non si rendano conto di demandare la loro funzione genitoriale alla televisione. Ecco infatti che cosa ho visto nei vostri figli. Kevin a 2 anni è autonomo al punto che non condivide praticamente niente o quasi niente. È un bambino che io ho visto fare di tutto da solo. Sharon vuole essere, e in parte lo è, la prima donna, pur non avendone né il diritto nelle capacità. Raul non riesce, a mio parere, a manifestare realmente ciò che è. Ma perché? Perché è schiacciato da quello che voi vorreste che fosse e dai due rossi della famiglia. Ma vatti vatti tuoi! Raul, ma va a dormire a trovare! Proprio queste caratteristiche dei vostri figli vi devono aprire tutte le opportunità per modificare in meglio la situazione. E nei prossimi giorni lavoreremo su questo. Abbiamo stabilito che si fa 1/2 per uno o 1 ora in tutto. Perché c'è nel meglio? Comunque la regola è questa, Sharon. La situazione è molto grave. I bambini sono abbandonati davanti alla televisione. È come se voi aveste mollato tutto.
dopo aver parlato coi genitori, oggi è arrivato il momento di cambiare le regole. Allora, è arrivato il momento delle regole. Chi ha paura delle regole? Nessuno. Bravissimo, tu hai dato la risposta giusta, non bisogna avere paura delle regole. Adesso vi spiego perché. Aspettatemi qui che devo andare a prendere una cosa importante. E aspettatemi qui, eh? Una cosa importante. Attento bene, eh? Ha detto una cosa molto giusta, Raul. E allora io prendo Raul come mio aiutante. Vieni qui con me, Raul, in piedi. Allora, se tu volessi prendere questo animaletto, cosa dovresti fare? Fammi vedere. Fammi vedere. Spiegami la regola che hai usato per salire sulla scala. Cosa hai fatto coi piedi? Li hai messi sul primo gradino. È una regola. E intanto cosa hai fatto? Un'altra regola. Ti sei tenuto con le mani, certo. E poi sei salito fino a quando sei arrivato a prendere il tuo animaletto. Prendilo e scendi. Allora, vedi quante regole hai usato per salire sulla scala? Però sei salito, sei andato fino in alto dove c'era quello che tu volevi. Questo cosa vuol dire? Che tutto quello che noi facciamo ha delle regole. Tutto. In questa casa io ho visto che mancano due regole molto importanti per voi. La televisione si guarda solo un'ora al giorno e solo se c'è in casa o il papà o la mamma. Allora, queste sono le due regole. Io vi ho preparato questa scala dove c'è scritto: se in cima alla scala vuoi arrivare, gradino per gradino devi salire. Cosa trovi quassù? Tutto quello che vuoi tu. Questi sono i gradini delle regole. Tutte le volte che voi fate una cosa, per esempio per un giorno guardate la televisione solo quando c'è la mamma o il papà, mettete un gradino. Adesso andiamo a attaccarla però. Per quanto riguarda la TV, è il fatto di una sola ora al giorno, cioè secondo me è troppo poco, almeno due. Un'ora di televisione al giorno è assolutamente sufficiente come passatempo per i bambini. Il resto del tempo deve essere scoperta e condivisione di valori reali. Riguardando il fatto del televisore, cioè, io personalmente non ci ho pensato proprio. Allora, quali erano le regole della televisione? E insieme a chi? Non c'è nessuno ed è già molto più tempo della mezz'ora che ti è consentita, Sharon. Adesso spegni per piacere, Sharon. Ma a me mi piace. Fa niente se ti piace, ma abbiamo stabilito che si fa mezz'ora per uno o un'ora in tutto. Perché accendere? A me mi piace. Non ha importanza se a te piace, perché tu non hai ancora l'età per fare quello che vuoi tu. E adesso vedremo con la mamma. Ancora l'aria accesa? Ancora l'aria accesa? Adesso la spegni perché ti devo dire una cosa molto importante. Ma io la voglio vedere. Va bene,
Adesso la spegni, in questo momento la spegni. Forza. È un momento. Eccola qua. Tu sei la bambina grande, giusto? Essere grandi vuol dire cercare di capire che cosa sono le cose importanti e meno importanti. Tu devi imparare un'infinità di cose che non sono quelle che ti può dare la televisione. Ti può dare la mamma, il papà. La scuola, la lettura, la musica. Non puoi tu stare ore e ore a guardare una cosa che non è vera. Perché invece tu non impari le cose che sono vere, che sono importanti per te. Io mi auguro che tu ci pensi e utilizzi il tuo tempo, perché il tempo non torna più indietro, eh? E tu lo stai buttando via, mentre invece potresti fare delle cose molto più divertenti e molto più utili per delle bambine di 9 anni, bambine grandi di 9 anni. Evidentemente Sharon non ha recepito il messaggio correttamente e devo parlarne con Giovanna. Io sono entrata e ho visto Sharon che guardava la televisione. Allora, lei mi ha detto che tu le avevi detto che poteva guardarla. Questa cosa qui non va assolutamente bene. Era il programma che lei stamattina ha chiesto di vedere con lei. Ma se ci sei qui, tu, vedendolo, tu puoi vedere certe scene e poi con lei ti serve educativamente. Se vedi che dicono delle cose sbagliate, le puoi ribattere. Lei deve aver fiducia in voi che le insegnate a fare quello che le fa bene. E quello che le fa bene non è questo. Ma mi ha preso di contropiede, perché sinceramente non pensavo che lei si potesse comportare così. Visto che Sharon ha trasgredito la regola della televisione, voglio suggerire a Giovanna di offrire alla ragazzina un'altra alternativa per occupare il tempo stasera in assenza della televisione. Pensavo che adesso tu accompagni Sharon a provare il vestito della comunione, una cosa bella che fate voi due. Puoi dirle che ti dispiace di aver visto che è successo questo inconveniente della televisione e che comunque, per esempio, stasera, invece di vedere la televisione, le suggerirai tu un libro da leggere e poi lei ti fa un disegno di quello che ha letto. In modo che tu la possa anche apprezzare, cioè le dici quello che ha sbagliato e poi l'apprezzi per qualche altra cosa. Tu hai trasgredito alla regola. Le regole sono fatte anche per essere rispettate. Se io non... Avevi il permesso di vedere il programma, però comunque avevamo detto con la visione di uno dei due genitori, cioè ci doveva essere la presenza di o mia o di papà, non c'eravamo nessuno di tutti e due. Poi quando sei stata presa dalla tata e ti ha detto comunque di spegnere la TV, tu che hai fatto? Hai riacceso la televisione. E si fa Sharon? Non me la posso dire più. Ti ho detto, non ti ho detto che non lo puoi vedere più. Devo esserci o io o papà. Comunque la regola è questa, Sharon. Quando io non ci sono, tipo stasera, potresti fare qualcosa di bello. Ho pensato al limite di prendere un libro di favole, ne leggi un paio di pagine e poi mi disegni ciò che hai capito in quelle due pagine, quello che tu hai letto. Che dici? Ti farebbe piacere? Perché no? Perché no, Sharon? Perché non mi piace leggere? Come non in ti piace leggere? Mi devo mettere a leggere. Perché? Non ho capito, si legge solo in inverno? Sì, per la scuola. Veramente? Si legge solo per la scuola, non per uso personale? No. Sharon, perché non vuoi, non perché non si può. Vabbè, poi ne riparliamo. Giovanna, di fronte a questo rifiuto, non è stata capace di reagire correttamente e ha preferito lasciar cadere il discorso. In quel momento mi sono ritrovata spiazzata, perché credevo che l'avesse preso come oro colato e invece no, mi ha detto un secco no.
In quel momento non ho saputo reagire. È normale che Sharon si sia rifiutata di leggere. Sharon non conosce la lettura e soprattutto non vede alternativa alcuna alla televisione. Ho deciso di intervenire personalmente e sarò io stessa stasera a leggere insieme a Sharon. Allora Sharon, ascolta mia mamma, visto che oggi abbiamo chiacchierato io e te per quanto riguarda il fatto della lettura del libro, io stasera non posso, tu adesso ancora non vuoi, lo farà la tata per noi. Mamma va a lavorare, ci vediamo domani, ciao. È la fiaba. Fai il bravo. Vado di là? Sì. La pantera Bagheera faceva il suo solito giretto per la giungla indiana. Arrivata sulla sponda del fiume, sentì uno strano rumore. Bagheera sapeva che quel cucciolo simpatico e fece un gran sorriso e bastò uno sguardo per convincere anche Rama, il padre dei bambini, gli insegnarono a ululare come loro e a capire gli occhi suoi fratelli, e insieme a loro si divertiva a rotolarsi nell'erba. E domani si va avanti. Buonanotte. Ciao. Mamma, ti ho fatto i disegni. Bravo. Bello. Questa mattina Sharon ha fatto un bel disegno su quanto avevamo letto, l'ha mostrato alla mamma ed entrambe mi sono sembrate molto soddisfatte. La tata mi ha letto il libro e ho fatto il disegno e alla fine tanto male non è stato. Io volevo dirti, visto che ti ha portato il disegno, che ieri sera è andata veramente bene. Io le ho letto 2-3 pagine, una cosa che magari puoi trovare quei 5 minuti, perché non di più, per leggerle. Oltretutto questa cosa qui può aiutare anche gli altri. È una cosa che dà a loro questo gusto della lettura, che poi si porteranno avanti per tutta la vita. Se tu la fai poco per volta, diventa una loro abitudine. E allora poi se lo cercano. Questa esperienza che appunto ha avuto con la tata, che si è risolta in positivo e è piena di entusiasmo da parte di Sharon, mi ha dato l'input per far ripetere appunto questa esperienza a me stessa con lei in futuro. Sharon ha fatto un piccolo gradino della scala, ma so che sarà molto difficile sia per Sharon che per la mamma prendere delle buone abitudini. Soprattutto quella della lettura è un'abitudine di cui si gode e si impara fino da piccoli. Proprio per questo ho deciso di dare a Giovanna un piccolo aiuto. Questo è un librettino per Kevin. È un librino proprio per bambini, ma vedrai come il fatto che lui possa infilare il dito, girare le pagine perché sono grosse, è così che si impara l'amore per la lettura. Quindi questo qui ti mette lì con Kevin e glielo puoi ripetere anche, siccome è un po' filastrocca, tutte le sere, tutte, in modo che lui si abitui, poi magari ne troverai degli altri. Allora qui c'è scritto: c'è una lumachina. Oh, la lumachina. C'è una lumachina che pian piano cammina. Su un limone dorato si ferma e prende fiato. Poi riprende il cammino fino a un... voilà! Che bel buco! Guardaci dentro. Guardaci dentro, Kevin. Guarda. La rotta. La rotta, la lumaca. Ah. Se tu apri... Guarda dentro al buco. Guarda dentro al buco. Nel leggere questo libricino, Kevin ha ricevuto una giusta attenzione e ne è sembrato veramente contento. E mettiti così. Ho deciso di parlare con il papà perché mi sembra la figura di riferimento più importante per Raul. Salvatore vuole molto bene a tutti e tre i suoi bambini. In un certo senso considera
Raul il suo bambino più bisognoso di attenzioni. Forse Raul ha un carattere un pochino più debole, si è lasciato cullare un pochino da noi, cerca di stare un pochino più sotto la famiglia. Però queste attenzioni, a mio parere, devono essere rivolte quasi da uomo a uomo. Per cui ho pensato di dare un consiglio a Salvatore, che è anche un piccolo compito da eseguire con Raul. Due cose brevissime, perché so che tu non hai tempo da perdere. Ho notato che Raul avrebbe bisogno di più attenzione da parte tua, perché lui ti vede come l'uomo forte, lui è un uomo alla fin fine, quindi ha bisogno di vederti come l'uomo forte, sicuro di te stesso come tu sei e sicuro di lui. E questo coi bambini si manifesta giocando e quindi lui deve sentirsi, non dico alla pari, però deve sentire che anche lui può farcela essere come te. Perché è questo che lui vuole, hai capito? Vuole soddisfarti e lui non si sente tanto soddisfatto, è un po' insicuro. Ma questa sicurezza gliela dà prima di tutto il padre, sì. Capito? Allora io ti ho portato per cominciare questo gioco che è un aquilone, voi avete un bel po' di vento qui. Sì. Allora tu, la tua prima cosa, gli dirai: guarda Raul cosa ti ho trovato, questo aquilone oggi andiamo a farlo volare insieme. Va bene? Ok, questo è fatto. Buon lavoro. Grazie. Paolo, dove vogliamo andare? Al parco? Un pochino sulla montagna. Un pochino sulla montagna. Che così l'aquilone vola meglio. Penso che lo passo. Togliti, Paolo. Un pochino tesa, papà. Sì. Paolo. Il gioco con l'aquilone di padre e figlio è stato un vero successo ed entrambi avevano continuamente il sorriso sulle labbra. Però questa piccola vittoria da sola non basta. Salvatore dovrà in futuro insistere per far crescere il suo rapporto col figlio. Penso che ha risposto abbastanza bene, cioè l'ho visto fuori, l'ho visto contentissimo. E penso che si organizza già da solo per, al limite poi per invitarmi forse per, a fare altri giochi, altre cose. L'idea di portare Raul fuori a giocare con l'aquilone col papà è stata bellissima, era felicissimo, è tornato a casa, è entusiasta ed è stato molto contento di questa esperienza. Che Giovanna deve recuperare del tempo di qualità con Sharon. Proprio per questo ho deciso di darle un altro aiuto. Questo è una cosa che tu dovresti proporre a Sharon, sempre visto che la televisione dovrebbe essere spenta. Guarda, facciamo insieme, vediamo se facciamo insieme delle collanine, delle cose, no? E quindi lavorate insieme, intanto potete chiacchierare, potete... È un'alternativa, cioè le alternative devi fargli capire che esistono altre cose che sono altrettanto, anzi più divertenti che non la televisione, dove la vita non è mai la vita mia, è la vita di qualcun altro. Figurati, vedrai che avrà successo. Sicuramente, come vanitosa lei. Sharon, guarda la tata cosa ti ha portato. Ti piace? Mm? Sì. Ci vogliamo mettere a fare qualcosa, sì? Mm. Quelle perline sono state per lei un toccasana. È stato un bel momento perché tutte e due siamo state complici. Infatti sia io che lei abbiamo fatto lo stesso pensiero, cioè di costruire qualcosa per l'altra. Chiami tu? Kevin. E segna Kevin. Bravo!
La tata mi ha letto il libro e ho fatto il disegno. E alla fine tanto male non è stato. Allora che gioco vuoi fare, Raul? Questi bambini non sanno assolutamente giocare, abituati come sono a vedere la televisione e quindi a non usare la loro fantasia. Infatti, questa mattina i primi esperimenti di gioco cominciano con un litigio. Andate sì, non faccio a prendere. La mucca, dobbiamo portare la mucca. Ma non potete... Cosa vuoi tu? Come vuoi giocare tu? Tu però, non quello che ti ha detto Charlie. Cioè? La mucca. Qui c'è da imparare che ognuno deve rispettare se stesso e gli altri. Anche se litigano un po', devono misurarsi. Sono sicura che questi bambini recupereranno velocemente le loro attività di gioco, attività indispensabili nella vita di ogni individuo, anche adulto, e che in questa famiglia era stata inibita dall'uso sconsiderato della televisione. Questa sera Giovanna, come spesso accade, deve andare a lavorare. Cosa si può proporre a questi bambini che devono tenere la televisione spenta? Io ho un'idea da proporre a Giovanna. Tu stasera sei nella tua situazione tipica, tu devi tornare a lavorare, hai portato i bambini qui, i bambini non devono accendere la televisione. Quindi tu devi proporre ai tuoi bambini qualche cosa da fare. Loro preparano con queste cosine dei segnaposti. Prendono uno di questi cartoncini e fanno da una parte il numero oppure il nome. La prima volta che mangiate al ristorante loro se li portano dietro e hanno il loro segnaposto. Quindi è un'attività che li rende importanti agli occhi vostri e anche agli occhi di quello che voi state facendo come lavoro. Ragazzi! Allora, venite con me che vi devo far vedere una cosa. Ho spiegato ai bambini il gioco da farsi. A loro l'idea è piaciuta tantissimo, tant'è vero che hanno consumato tutti i cartoncini e li hanno tutti decorati. Bello! La cosa è piaciuta anche a me. Infatti li ho visti attivi, soddisfatti, tutti presi da un'attività che a loro piace tanto e faranno di sicuro qualcosa di costruttivo anche quando io non sono presente, quindi questo mi fa star bene. Hanno fatto delle cose nuove, hanno cercato di scoprire cose che al limite noi non mai al pensiero di fargli fare tutto questo. Tutta la famiglia ha cominciato a fare dei passi nella direzione giusta, ma la mamma deve farne ancora uno molto importante. Giovanna deve imparare non a stravolgere la sua vita con progetti complicati, ma a usare la sua quotidianità per coinvolgere i bambini, renderseli complici di tutto quello che lei fa. Tra le tante cose che la tata mi ha detto di fare era quello appunto di rendere partecipi i bambini anche nelle mie faccende quotidiane. Ci aiuti? Facciamo tutti il letto, su. Oh, anche tu, su, vieni, dai. Aiutami, vieni da questa parte. Oh, sì, che bello. Una è già fatta. Anche il pranzo può essere un momento vissuto insieme con gioia e partecipazione. Prima i bambini erano come ipnotizzati davanti alla televisione,
La mamma preparava tutto e li faceva mangiare. Ora Giovanna ha capito che può coinvolgere i bambini anche in questo momento con poche e semplici azioni. Fammici mettere gli ingredienti e poi dopo chi è che deve battere le uova? Allora tu per favore mi butti questo. Tu non puoi battere, sei piccolo. Vai. Un attimo se sei grande. Gli fai battere un attimo le uova pure a lui? Per piacere, giusto un attimo. Bravo! Ok. Adesso chi mi aiuta a sistemare un attimo il tavolo? L'esperienza che ho avuto è stata molto bella perché appunto mi sono resa conto che anche le piccole cose alleviano la fatica di una persona. Quindi il fatto che loro si siano adoperati ad aiutarmi anche nel sistemare il tavolo e portare i piatti, che è una semplice cosa, però comunque mi hanno dato tempo di fare altre cose, quindi per me è stato bello. Questi primi tentativi di coinvolgimento della mamma nella quotidianità coi bambini stanno dando dei frutti. La soddisfazione di riempire un gradino della scala è la conseguenza di un momento felice vissuto da tutti, al punto che la mamma ha trovato persino il tempo di giocare per pochi minuti a calcetto con tutti e tre i bambini. È stata una bellissima esperienza perché abbiamo vissuto questa settimana intensamente insieme alla tata, che è stata molto presente, ci ha dato tanti consigli. I bambini hanno cambiato atteggiamento, hanno già iniziato a cambiare atteggiamento, si respira diversamente, un'aria più distesa. Io penso che ha aperto la porta del futuro in pratica, cioè ho capito che sì, bisogna insistere su certe cose e stare un pochino più alla famiglia. La scala è stata una bella idea, ha rispecchiato effettivamente quello che noi dobbiamo fare, cioè fare un passo dopo l'altro per raggiungere la vetta. Ed è questo che lei ha cercato di insegnarci, noi l'abbiamo capito e lo metteremo in pratica con i nostri bambini. Della tata mi mancherà la sua presenza in casa, perché per me era appunto rassicurante il fatto che lei stesse qui, mi sentivo protetta. 7 giorni sono passati, sono stati giorni per me molto intensi. Allora, quali erano le regole della televisione? Adesso finalmente mi rilasserò un po'. Eccomi qua, siamo arrivati all'ultimo giorno. Mi sembra però che effettivamente un bel po' di lavoro sia stato fatto. So di avervi forse dato delle indicazioni che al momento vi sembreranno un po' pesanti, però io sono convinta che voi ce la farete. E sono convinta che anche il giorno della prima comunione di Sharon sarà bellissimo, con tutta la dedizione che hai messo nella preparazione. Adesso, per rilassarci, ci prendiamo un bel caffè insieme. Mi auguro che i genitori sappiano mettere in pratica i miei suggerimenti in modo sereno e positivo. Purtroppo ora devo andare, anche se mi sarebbe piaciuto restare con tutta la famiglia per il giorno della prima comunione di Sharon. Cara Lucia, ecco le foto della comunione di Sharon. È stata una festa bellissima, mancavi solo tu. Grazie per tutti gli insegnamenti che ci hai lasciato. Ti avremo sempre nel cuore. Giovanna, Salvatore, Sharon, Raul e Kevin. Non fidatevi degli occhi azzurri.
Non fidatevi dei capelli biondi. Queste due angeliche creature possono trasformare la vostra vita in un inferno. E mamma Silvia ne sa qualcosa. Riuscire a far mangiare Stefano o convincerlo a fare i compiti è una missione impossibile. Resistere ai capricci di Eleonora è un'impresa da monaco tibetano. Silvia sta per crollare. La nostra Tata è pronta a partire. Nella prossima puntata, ASOS Tata.